Rimodella il tuo corpo attraverso il metodo Riducella. Con noi abbiamo due operatrici del settore, Tiziana Zisi dell'Ecozone Benessere di Arezzo ed Elisabetta Bruni dell'Estetica Vera di Cortona. Allora, voi siete due operatrici che usate questa metodica ormai da diverso tempo, no? Tiziana, da più di un anno. Quindi, ribadendo un po' per chi non la conoscesse, di che cosa si tratta questa metodica? Si tratta di un trattamento, ecco. Sì, un trattamento prettamente naturale a base di sali minerali, zinco, potassio, fosforo, magnesio, non c'è iodio, quindi chi ha problemi di tiroide può farlo tranquillamente. E questi sali sono a macerare insieme a dell'acqua. Avete visto che si strizzava questa benda, ecco, grazie. E quindi era stata immersa in questi sali che tu hai menzionato. Esatto. Bene. Sono stati lì a macerare circa un'ora e mezza. Dopodiché viene effettuato un bendaggio particolare con queste 28 bende, perché lì all'interno ci sono 28 bende, e il cliente viene bendato dal piede fino al collo. Però prima ti sei dimenticata, perché ormai sono diventata un'esperta, sì. Prima l'ho misurata. Certo che sì. Vengono prese 16 misurazioni in dei punti ben precisi. In teoria ne so, le sì, ho imparato esatto, un po'. Esatto. Quindi sì. Misurati questi 16 punti, sì, questi e 16 poi punti. Fatto le facciamo questo bendaggio. Ci sono 70 minuti di posa, dove per effetto osmotico questi sali con queste bende richiamano in superficie tutte le tossine, metalli pesanti, intossicazioni che abbiamo. Perché i metalli pesanti, insomma, sono anche lo stesso sfogliare quotidianamente dei fogli di carta, sì, può portare ad avere questi metalli, cioè certo. Uno si inquina, l'aria stessa che respira, esatto. Tante cose. Oggi. Il cibo, anche su alcuni tipi di cibo. Quindi diciamo che per effetto di osmosi, come sì, tu dicevi, esatto, tante parole difficili, esatto. Si ha una depurazione del nostro organismo. Sì, già subito in quei 70 minuti inizia questo processo. Però giustamente si ha anche una riduzione in centimetri. Abbiamo una riduzione in centimetri perché dopo li rimisurate? Sì, esatto, perché questi liquidi, questi metalli pesanti, che comunque è acqua, viene portata via tramite queste bende. Allora, quanti trattamenti, se uno dovesse perdere, rimodellare, io dico sempre rimodellare, perché non è che se, anche chi è obeso lo può fare tranquillamente. Sì, può fare, cioè, non è la persona che è in peso forma o la persona obesa, certo. Ecco, sì, quindi sì. Quanti, come si calcolano i trattamenti da fare nel tempo, insomma? Sì, i trattamenti vengono decisi in base all'età della cliente. Quindi 40 anni, 4 trattamenti. Ecco, 55 trattamenti. Sì, esatto, perché si parla di disintossicazione, non entriamo in merito al dimagrimento. Assolutamente. Ecco, quindi ci basiamo soltanto sull'età. Sull'età. Allora, Elisabetta, andiamo un po' oltre, no? Perché io presumo che anche da parte vostra, insomma, operatrici dell'estetica, eccetera, insegnerete anche cosa vuol dire anche uno stile di vita. Perché certo. Insomma, noi siamo abituati, abbiamo un mal di testa, prendiamo la pasticchina. Invece, insomma, quando uno fa trattamenti di questo genere deve un po' mettere del suo, presumo, no? Decisamente sì, perché uno stile di vita sano è alla base di tutto. Quindi è inutile magari disintossicarsi e poi subito dopo rintossicarsi. Perché, insomma, voglio dire, è un circolo vizioso dal quale non abbiamo mai nessun beneficio. Esatto, purtroppo ci sono delle cose che non possiamo evitare, nel senso c'è inquinamento dappertutto, ci sono cose che non possiamo evitare e lì siamo tutti d'accordo. Però quello che possiamo è bene magari cercare di condurre uno stile di vita sano, di fare un po' di movimento, di stare attenti a quello che mangiamo. Che poi ne va anche della nostra salute per altre patologie, insomma. Esatto. Però qui abbiamo parlato, insomma, di rimodellare, no? Trattamenti fatti in base all'età, quindi il numero. Però mettiamo caso, sta iniziando la bella stagione. Certo. Voglio dire, quindi ci si sta scoprendo anche di più il corpo, perché le certo. braccia sono più in evidenza, le nostre gambe. Ma anche andare certo. al mare, insomma, fare un fine settimana o in ferie. Cioè, se una persona non ha queste problematiche, questo trattamento al limite va benissimo. Invece di farlo, perché? Che ne so, 50 anni una donna, 40 anni 5 volte, si può, ecco, spiegami un po' come funziona in quel caso anche. Allora, si può tranquillamente fare un trattamento ogni 10 anni di età e questo è il protocollo. Il protocollo. Nel senso, se per un risultato ottimale. Certo. E va fatto ogni 12-15 giorni. Questo è, insomma, lo spazio tra una seduta e l'altra. Esatto, bene. Per ottenere un miglior beneficio, bene. Nel senso che l'organismo deve avere un attimino il tempo tra un trattamento e l'altro di reagire. Quindi, mentre invece, se io voglio dire, posso farlo tranquillamente anche per, ribadisco,
rimodellare un po', visto ad esempio, sì, anche una persona magra, per avere a volte la pelle più bella, che, per avere la pelle più bella, ecco, più tonica, perché togliendo le tossine la pelle ne trae un notevole giovamento, si vede proprio più luminosa, più tonica, più rassodata, un pochino effetto lifting. Sì, 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 sì. E quindi ecco, anche poi dopo mettersi il costume è un che altro poi discorso. Voglio dire, vedersi bene, sentirsi bene, vedersi anche meglio, no? Certo. Che non stiamo, qui abbiamo giustamente la nostra Tiziana, no? Che sta, sì, operando sulla modella, sì, però lo possono fare tranquillamente anche gli uomini, lì abbiamo, certo, una ragazza, ma lo possono, sì, fare anche tranquillamente tutti, gli uomini. Purtroppo, certo, immagazziniamo tossine, quindi tutti uomini, ecco, e donne. Sì. Certo. E poi scommetto che l'uomo ci avrà il problema più della panciotta. Esatto, sì, esatto. Anche lì sempre si diminuisce in centimetri. Certo, sì. Mm-hmm. L'uomo è ovvio, è più evidenziato nella parte dell'addome. Sì, certo, esatto, noi invece più nella parte del sedierino. Sì, bianchi, una parte, eccetera, di noi, sì, una parte. Vabbè, esatto. Senti, andando sempre da Elisabetta, se poi uno finisce, no, i trattamenti, mm-hmm, quindi ripeterli, cioè, sì, il mantenimento, perché anche il mantenimento è importante. Certo. Certo, perché purtroppo anche le tossine smaltite poi dopo si riaccumulano. È inevitabile, e quindi si può fare tranquillamente un richiamo, sì, ogni 40-45 giorni per mantenere il risultato ottenuto. Ecco. Sì. Oppure si può attendere 6 mesi, sì, e rifare tutto il nostro ciclo. Ecco, quindi si, cioè, può lì fare poi anche sta, così. Perché ribadisco, cioè, voi siete professioniste, avete il vostro centro di benessere, di estetica, la cosa importante, voi insomma siete un po' come il confessore, no? Certo. Voglio dire, la signora o il signore che viene dice ma ne ho bisogno di farne altre, quindi voglio dire, sta la vostra professionalità anche dire sì, guarda, vedo opportuno, certo, rifarle oppure no, perché sai, cioè voglio dire, ognuno di, certo, di noi stessi facciamo il nostro biglietto da visita, non rappresentiamo, voi infatti ci mettete la faccia come le altre, sì, vostre colleghe che sono passate in questo salone. Quindi, oltre che ridurre, si può anche proprio migliorare la pelle, e poi è un sentirsi bene. Sono d'accordissimo, guarda. Perché poi proprio, 70 minuti uno si rilassa. Esatto. Eh? Esatto, e poi ti senti bene. Io ad esempio, dopo averlo fatto, lì per lì ho provato un rilassamento stranissimo. Sì. Perché poi dopo sono andata tranquilla un'oretta sopra il letto, proprio rilassatissima. Sono d'accordo, perché effettivamente bello, ti rilassi così tanto, quindi anche prima di andare, sì, a letto uno viene e va. Sì, proprio perché bello. Hai detto, l'ho provato, perché voi giustamente prima, esatto, di applicare qualsiasi metodica la provate voi prima. Certo. E questa è certo, ulteriore, perché, professionalità. Esatto, devi sapere, devi aver provato, quindi devi anche capire che devi cosa capire, può dare. Devi... Allora, rimodella questo trattamento per ridurre il tuo corpo, e ringrazio sia Tiziana sia Elisabetta. Tiziana dell'Ecozone Benessere di Arezzo e Tiziana Bruni invece dell'Estetica Vera di Cortona.